mondo. Su quelle splendide scale che da qua sto paese è di una vista strepitosa. Mario Mocci, Fantino, che andrà a gareggiare, come vediamo dalla maglietta, per la contrada del Castello. Sì, indubbiamente oggi ricopro questi colori con molto piacere, e devo dire che monto anche un cavallo di grande qualità, un cavallo che ha molta esperienza per quanto riguarda questa tipologia di tracciati, un cavallo che ha esperienza soprattutto in questi palli, e devo dire che è un grande cavallo anche a livello diciamo di testa, è molto gestibile. Devo dire che il centro dove siamo comunque fornisce tanti prodotti per i diversi palli d'Italia, e lui è un cavallo indubbiamente predisposto per queste situazioni. Oggi mi fa molto piacere stare qui vicino a tutte queste persone che comunque con l'impegno e con il sacrificio riescono ancora oggi a organizzare una situazione del genere. E con molto piacere, da parte mia e della scuderia Clodia, ringraziamo tutto il team. Questo è quanto. La scuderia che si impegna anche per promuovere queste gare importanti in cui c'è anche un rapporto particolare tra Fantino e cavallo. Allora sì, io faccio parte di questa scuderia a livello diciamo di rapporti con il proprietario da circa 30 anni, quindi si è instaurato veramente un rapporto in famiglia. Devo dire che comunque i sacrifici sono tanti, ma anche belle soddisfazioni, a prescindere dal risultato. Giriamo per tutta Italia, anche diciamo Francia, all'estero, comunque valorizziamo sempre i nostri prodotti. Devo dire che per quanto riguarda anche il nostro allevamento, è uno dei migliori allevamenti che c'è in Italia. Tutti i cavalli, la maggior parte qualitativi, e tutti gli anni forniamo diversi prodotti che corrono anche nei regolari. È la prima volta per quanto riguarda il Palio delle Querciliole? No, io sono venuto anche 3 anni fa, se non ricordo male, prima del Covid. Ho montato sempre lo stesso cavallo, lui qui debuttava, comunque ha sempre fatto la sua figura. Vinse sempre una cavalla nostra, Briccona La Clodia, una grande cavalla con molta esperienza, e qui ha trovato terreno fertile per le sue attitudini. Niente. L'emozione di riprendere dopo 2 anni di stop forzato a causa del Covid? Per quanto riguarda il nostro settore, certo non è stata una cosa semplice, però devo dire che è una grande emozione da parte sia allevatori, proprietari, Fantini, tutto diciamo il team che gira intorno a questo settore. Comunque con molto piacere speriamo di continuare a fare sempre meglio. Una domanda prima della corsa: questo percorso è particolare perché è pianeggiante, però poi alla fine c'è una salita anche importante. Sì, allora indubbiamente i cavalli si devono adattare un po' a questa tipologia di percorso. Comunque mi sembra che dalla selezione che è stata fatta, chi più chi meno comunque si adatti a questa tipologia. E speriamo che viene fuori una bella finale e che vinca il migliore. Marco Di Matteo, il presidente dell'associazione Palio delle Querciliore, dal viso si vede già la soddisfazione per questa giornata. Siamo soddisfatti, sì. Ci manca ancora la cosa più importante, che è la finale. Le prime 2 batterie le abbiamo fatte, sono state 2 belle batterie, adesso stanno facendo giù l'abbinamento dei cavalli con le rispettive contrade, quindi vediamo la sorte a chi abbinerà il cavallo migliore.
Ecco, chiaramente i telespettatori che guardano questa trasmissione vedono le immagini, vedono il succedersi degli eventi. Due batterie e poi c'è la finale, c'è l'accoppiamento con le sei contrade, definiamole così, anche se si tratta di sei zone, diciamo, di Ripa-Limusani, è un momento questo di grande attesa. È un momento di grande attesa, sì, perché come avete già detto il paese è diviso in sei contrade. E quindi c'è la rivalità per questo giorno, la rivalità amichevole, perché alla fine è una festa per tutti, come si può vedere, e abbiamo questa bellissima tradizione, dobbiamo continuare, dobbiamo portarla avanti in tutti i modi. Ecco, dopo due anni di stop voi ci avete lavorato molto. Abbiamo lavorato moltissimo, non ci siamo mai persi d'animo, abbiamo cercato di portare qualche cambiamento. In questi due anni che siamo stati fermi abbiamo avuto tempo di raccogliere le opinioni delle persone e quindi diciamo che siamo riusciti ad accontentare tutti nel migliore dei modi e fino adesso ci siamo riusciti. Ecco, che cosa è cambiato a questo proposito rispetto per esempio agli anni scorsi a livello organizzativo? Allora, rispetto agli anni scorsi innanzitutto la pandemia, sono cambiate tante cose, sono cambiati anche i rapporti umani, quindi qualcosa doveva cambiare. La festa tradizionale non che non si doveva fare più, però anche a livello di spese, a livello di contribuzione, siamo resi conto che purtroppo è tutto triplicato. Quindi abbiamo dovuto capire cosa dovevamo portare avanti e cosa c'era da portare avanti, la tradizione. Quindi valorizzare all'ennesima potenza il Palio delle Quercigliole e cercare di creare un indotto turistico proprio qui alle Quercigliole. È un'area che nulla ha a togliere alle altre, ma è veramente bellissima. Ha una chiesa che è stupenda, abbiamo un tratturo bellissimo, abbiamo un'area verde immensa, quindi l'intento nostro era quello di valorizzare questa, nulla togliere alla piazza perché ci sarà anche l'evento serale, però non si può pensare di investire tanto capitale economico perché per fare questo palio ci vogliono tanti soldi. Ringrazio innanzitutto il comune di Ripa-Limusani perché noi siamo rimasti in pochi ad organizzarla, però comunque la passione ci ha portato avanti per farla e la dobbiamo fare e la dobbiamo continuare a fare. Quindi il comune ha capito il nostro progetto e l'ha sposato senza battere ciglio. E un altro a cui vorrei ringraziare è la Regione Molise, in particolare l'assessore Cotugno, per quanto riguarda l'assessorato al turismo. Perché avete partecipato al bando? Abbiamo partecipato al bando, siamo rientrati tra i 13 grandi eventi finanziati dalla Regione Molise, perché questo è un evento ultra trentennale, come i bandi li hanno divisi tra categoria normale e l'ultra trentennalità, quindi dove si poteva accedere anche un budget leggermente più alto. Quindi noi abbiamo candidato il nostro progetto come grande evento, avendo 217 anni di storia riconosciuti, ma sono molto di più. Quindi ci abbiamo creduto, ci abbiamo puntato e ci siamo riusciti. Ecco, a livello organizzativo ne faceva cenno, è cambiato molto, per esempio le barriere di sicurezza è già costituiscono un costo, ma unitamente alla tutela degli animali e alla sicurezza degli spettatori, anche questo fa parte di uno sforzo organizzativo. Assolutamente, quello che vedete non è dettato dagli organizzatori, ma è dettato dai decreti ministeriali, con il decreto Martini e con altri decreti del Ministro dell'Interno sulla Safety e sulla Security, vanno tutelati sia i cavalli sia il pubblico, le persone. Quindi in automatico questo che vedete realizzato oggi è sottoposto a commissione pubblico spettacolo e deve essere accettato all'unanimità. Quindi quello che vedete è doppia recinzione sia perché riguarda il collo d'oca per la protezione degli equidi. Ci deve essere un margine di 1,20 m di spazio che deve essere vuoto per dare per far molleggiare il collo d'oca. E poi c'è la recinzione a tutela del pubblico. Questo è come strutturato su tutto un chilometro che è il percorso e dove in asfalto c'è la terra di tufo. Un po' come avviene per le Caresi nel Basso Molise, insomma il modello organizzativo è quello. Come si svolge questa giornata qui alle Quercigliole? No, per quanto riguarda le persone che arrivano? Allora, le persone che arrivano, noi abbiamo offerto abbiamo ideato insomma un menù ad un costo accessibile, in modo tale che tutti devono venire alle Quercigliole, devono rimanere contenti sia col mangiare che col bere, col divertimento e con la tranquillità. Quindi la giornata l'abbiamo strutturata in questo modo, l'abbiamo divisa in più parti per concentrare più eventi. La parte della mattina c'erano le funzioni religiose,
primo pomeriggio ci sono le due batterie e durante la giornata una street band. E a seguire c'è un DJ set. Questa è strutturata la giornata qui. Come guardiamo al futuro? Al futuro guardiamo che si deve sempre migliorare. Se oggi ad esempio abbiamo messo una tenda struttura, domani ce ne vorranno due. Se oggi siamo riusciti a trovare questi cavalli, domani ne dobbiamo trovare altri. Se noi raccogliamo le opinioni delle persone e cerchiamo di metterle tutte in atto, tutti devono rimanere contenti, vengono persone da fuori e dobbiamo accontentare tutti. C'è sempre da crescere, c'è sempre da migliorare. Chi non fa non sbaglia, quindi noi ce la mettiamo tutti. Ci troviamo proprio sul tracciato che è stato percorso dai cavalieri durante la 217esima corsa delle Querciliole appena terminata, così come termina anche la nostra puntata di Viaggio in Molise. E ricordo che è possibile vedere questa e tutte le altre puntate di Viaggio in Molise sui nostri canali, sulle piattaforme social, quindi Facebook e YouTube, e sul nostro sito di telemolise.com. Grazie per essere stati con noi, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Viaggio in Molise.